Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video dello Scopriamo le creazioni in resina. Sì, che bello! Allora, la maggior parte di queste cosettine qui sono richieste, altre sono stampi di Gia Creation, che adesso andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Anzi, apriamola subito questa, va. Vabbè, la perfeziona. Oh, mannaggia, la miseria nera, ladra, assassina. Guarda là. Una bolla in mezzo alla via sulla luna. Ma se può? Guarda qua. No, allora, signori, io vi dico soltanto che la resina sta per finire. Siamo perché qua c'è il rischio sclero, sta arrivando il rischio sclero. Comunque, lo stampo è perfetto e io, vabbè, questa ormai me la tengo, è bellissima. Se non fosse stato per quella cavolo di bollicina là sopra sulla luna in mezzo alla via, sarebbe stato stupendo. Bellissimo, ci piace. Va bene, andiamo avanti. Eh sì, eccoci qua. Ah, ma anche questo era. Cioè, non ci avevo mai notato che c'era sta mezzaluna nella mezzaluna. Boh, invece con questo colore qua, scuro, si vede questa. Vabbè, comunque ci sta bene, direi. Direi proprio di sì. Perché hai scelto questo colore così scuro, Tamara? Non lo so nemmeno io. Questa è uscita perfetta. Oddio, vediamo. No, perché qua cos'è quella roba lì? Una bolla, certo. Non poteva mai essere qualcos'altro. È una bolla, Tamara. Na, vedi? Oh, signore. No, non è una bolla. Vedi che è venuto via? Sì, è una bolla. Oddio, non si capisce una mazza. Aspetta, perché io non ci vedo, No, non è una bolla, signori, non è una bolla! Non si capisce cos'è, ma non è una bolla. Bene, andiamo avanti, vediamo il fioccone. Questo stampo l'ho fatto io, tra l'altro. Forse l'avete già visto. Che bellino! Fiocco di Sailor Moon. Poi, vediamo quest'altro stampo di Gea. Vabbè, ragazzi, la perfezione. Ammazza, bello. Ho voluto fare appunto colore pieno perché così si capisce bene lo stampo come è fatto bene. Due alette, una bellissima e una due. Ci piacciono. Certo che una è fatta meglio della. No, ma dai, alla fine sono carine tutte e due le alette. Che gli vogliamo dire? Niente, appunto. Poi questo sì, questo color marrone un po' scialbetto. Bellino. Oddio, qua non si è mischiato bene il colore. Vabbè, poco male. Sembra più antico ancora di quello che è. Sono comunque belli, dai. Poi, qui ho fatto lo stampino io del gattino, ma non mi è uscito perfetto. Infatti, non si è neanche mischiato il colore. Mannaggia. Cos'hai combinato qua, Tamara? Sinceramente non lo so. Non doveva uscire sta cosa. Facciamo finta che è un gatto macchiato? Facciamo finta che è un gatto macchiato. Sì, se proprio la vuoi salvare così, sta cosa. Diciamo pure sta cosa, va bene. Oddio, vabbè. Rilaccumino. Ma che è uscito con morbillo rilaccuma? C'è il morbillo rilaccum? No, vabbè, io. Oh, signore. Rilaccuma col morbillo. Meno male che questo è per la mia amica Ilenia. Ciao, Ile. È vero che ti piace Rilakkuma col morbillo? Io te lo mando lo stesso così, Ilenia. Te lo mando così, questo Rilakkuma. Ciao, Ile. Poi andiamo avanti, Tamara, qualcosa di decente, tiriamolo fuori. Che dici? Vorrei tanto, sì. Oh,
vedi? Questo è bello. Ci piace. Sì, questa ci piace. Qualche bollicina qua e là. Le maledette, guardale lì, piccoline, piccoline bastarde. Ma prima o poi sta resina finirà, eh? Abbiamo un fioccone rosa. Sì, ci piace. Uscito un po' a macchia anche lui, vabbè. Ma il color Tiffany invece, questo mi dà sempre tante soddisfazioni. Questo color Tiffany, meno male che c'è lui, perché sennò qua veramente, eh. Meno male che c'è il color Tiffany. Dai. Allora, questo è uscito macchiato, va bene. Abbiamo capito che la rosa qua non si è mischiato bene. È uscita una mini bolla sull'orecchio. Vabbè, si può limare. Dai, alla fine va bene. Ce lo facciamo andare bene. Aspetta, perché io ho un... Vabbè, dopo prendo il sacchettino. Aspettate che tiro fuori la teiera. Ecco, la teiera, eccola qua. Gialla. Va bene. Poi abbiamo questa base cameo. Wow, questa è uscita bella. Le basi cameo escono sempre bene. Le parti dove ci sono gli angoli che escono male con questa resina. Che bellino! Questi due danno tanta soddisfazione. Sì. Questi due colori ultimamente danno veramente tanta soddisfazione. Il rosa non so come mai questo... sto diventando antipatico il rosa, come mai? Vediamo qua. Ah, vedi, qua è uscito un po' meglio. Oddio, sì, dai. Un po' è uscito meglio che qua. Vabbè. Sono carini tutti e due, dai. Insieme sono proprio dei bei colori. Guarda, vediamo Jack. Il nostro amico Jack. Sì, è uscito glitterato. Che bello. Sì, è bellino. Sì, ci piace. Vediamo qua la tazza. No, la tazza, la bevanda qua col cuore. Bella. Sì, ci piace. Ah, vediamo qua. Questo deve essere la cosa di Sailor Moon, se non sbaglio, la stella. C'è l'ambulanza che passa. Oh mio. No, vabbè, ma cos'è? È meravigliosa! Cioè, signori, non è uscita neanche una bolla, nonostante siano piccolissimi. Le giunture qua dove andare a infilare la resina. No, vabbè, dai, che ve lo dico a fa. Ma qua ci, cioè, qua sopra ci schiaffo subito una Sailor Moon. Però dovevo farlo colorato di diverso, di doppio colore. Vediamo cosa posso combinare, dai. Vediamo cosa combino. Bellissimo, bellissimo. Mi piace tantissimo. Vediamo questa. Perché hai usato questo colore psichedelico qua? Non lo so nemmeno io. Wow. Eh sì, è da rifilare un po'. Allora, qui sono uscite delle bolle. Vediamo. Che io non vedo più una mazza. Sì, sono uscite le bolle qua. Qui. Perché non ho passato lo stuzzicadenti, ecco perché. Non ho passato lo stuzzicadenti, mannaggia. E qua invece l'avevi passato? Beh, non mi ricordo. Ma forse sì. Forse nella stella sì, l'ho passato lo stuzzicadenti. Comunque il colore è sempre più bello questo. Va bene. Gli stampi sono fatti bene, eh. Poi... Qua sì, ho messo la carta Scottex perché sapete che si è bucato. Poi gli ho messo uno strato qua di gomma silicone. Avevo solo quella blu, quella marrone. E oh Madonna, riusciamo a tirarlo fuori? Ecco qua, vengono via pezzi. Che bello.
Che bello quando succedono queste cose. Ah, no, veramente la felicità mia. Ma è una gioia. Vedere i pezzi di stampi che ti vengono via. Sì, proprio bella sta cosa. Va bene, poi staccherò il resto. Mi dà fastidio però vedere sta cosa qua. Eccoci qua. Allora, lo stampo è uscito bene. Solo che stanno venendo via i tocchi. È venuto via un bel tocco grosso sto giro. Vabbè, vorrà dire che lo rifarò con quella da colata. Abbiamo già capito. Mannaggia, oh. Va bene, passiamo avanti. Mamma. Che fatica. Dai, questo è carino. Sì, ci piace. Questa cornice ci piace. Ah, vediamo i biscottini della... Wow, che bella brioche. Poi anche il colore è proprio azzeccato. Poi c'è la ciambellina. Wow, perfetta. Perfetta anche la ciambellina. Abbiamo un'altra mini brioche. Ah no, questo è un cono gelato. Adesso me ne sono accorta. Dallo stampo sembrava un'altra mini brioche. E invece è un piccolo cono. Il cookies, guardate come si legge bene la scritta. Incredibile. Incredibile. E poi questo biscottino mini mini mini. Bellino. Bello. Poi andiamo avanti. Ah, vediamo questa base specchio qua. L'ho fatta marrone, wow. L'ho fatta marrone. Perché l'hai fatta marrone? Perché mi era avanzato il marrone di Rilakkuma Morbillo qua e di questo qui. Però sullo specchio è uscito proprio bello. E cavolo, ispira tanto. Mi ispira tanto questa base cameo. Qualcuno mi ha suggerito di farci su. Che assomiglia molto allo specchio della Bella e la Bestia, effettivamente, visto così, sì. Sì, bello, 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 ci piace. Poi, passiamo avanti. C'è... Oh, che bello, fioccone. Aspettate che tiro via. Aspettate, eh. No, ma... Fai pure con calma, Tamara, non... Tranquilla, non abbiamo fretta noi. Eccoci qua. Aspettate che tiro via sto pezzettino che mi si forma sempre. E quest'altro. Eccoci qua. Aspettate che c'è un altro pezzettino qui. Bello, ci piace. Sì, che belli. Guarda, mi sbrilluccicano. Ok, poi abbiamo coso qua dello Starbucks, se vuole uscire fuori, oh mamma, sì, bianco, semplice, non niente di che. Poi abbiamo i fiocconi di sempre di Gea, qua si sapeva che sarebbero uscite le bolle, eh. Perché la scritta è troppo piccolina, love e i fiorellini. Comunque il fiocco è molto carino. Bello, mi piace il fiocco. Sì, ci piace. Poi, altra base cameo, quella dell'ancora. Wow, com'è sottile. L'ho fatta azzurrino chiaro chiaro e secondo me qua sopra Ariel ci sta da Dio. Sì. Poi la devo rifilare, la rifilo dopo qua sopra in alto. Molto bella. Anche solo il viso di Ariel ci posso mettere. Sì, perché no? Ci mettiamo il viso di Ariel. Sì. Bello. Poi passiamo avanti. Altro bricco. Uno azzurro e uno lilla viola. Bello, ci piace. Poi abbiamo la base cameo rosa. Oh wow, che bella.
Sì, bella, ci piace. Questa ci piace. La rosellina, perché figurati se non faccio una rosellina. Sei pazzo? Bellina. Bella, sì. Poi, sto gattino qua, mannaggia. Vabbè. Abbiamo fioccone di Hello Kitty. Wow, bello. Psichedelico, ci piace, un azzurro abbastanza forte, lo volevo un po' più tenue, però va bene. Base cameo, mamma mia, ammazza, sto giallo fosforescente, ma che ti è uscito qua? Non lo so, ma è bellissimo, è particolare, sì, è un giallo bello acceso, è bello, dai, che gli vuoi dire? Oddio, un po' accecante, ecco. E niente, qua sono andata a coppia io. Prima uno blu, uno viola e uno blu e uno viola. Sono andata proprio a coppie. Ma ci piacciono? Sì. Poi. Wow. Qua ci ho passato dappertutto lo stuzzicadente, infatti si vede, è uscito perfetto. Oh, è uscito perfetto! Guardate! No, è uscito bellissimo a sto giro. E poi anche i glitter, tutto in giro non gli stanno male. Sti glitter. Idem con patate lui, vabbè, qua è impossibile farlo uscire proprio senza una bolla. È impossibile proprio. Però, come vi dicevo prima, la resina sta per finire. Avrò sì un'altra, sì e no, un'altra ventina di grammi. Per cui la nostra luna rosa ci piace. Sì. Gli occhiali di Harry. Oddio, occhiali in questo caso. Anche questi sono per Ilenia. Ciao William, saluto. E ci piacciono, sì, belli, mi piacciono, finito, sì, ho finito, allora io gli devo dire che a sto giro, ah no, aspetta che c'è ancora una farfalla, mi è stata richiesta, bella, uscita perfetta, bella. Sì. Abbiamo anche l'Eminence. Vabbè, ma niente di che perché è bianco. Oh, che bellino però tutto glitterato. Bello, sì. Perfetto. Poi abbiamo la mano di Topolino. Aio. Anche, no, lui è uscito proprio bianco bianco. Bello, sì, è uscito bene. Stavo dicendo che le cose che mi piacciono di più a sto giro sono queste scure. Infatti, mi piace tantissimo la testa di luna. Parte, vabbè, la bolla qui è colpa mia. Colpa mia, colpa della resina, colpa di tutte e due. Dai, facciamo così. La mini luna, bella, mi piace. Praticamente questi co colori scuri mi piacciono tutti. Perché mi è uscito questo colore che è proprio blu notte e mi piace tantissimo. E niente, io vi saluto con queste, anche se mi piace anche il fioccone e le alettine, una e una, due, vediamo se riusciamo a farcele stare. Ok. Però mi piace anche questo fiocco qui. E poi mi piace anche questo. E questo? No, vabbè, dai, aspetta. Mettiamo questo che mi piace tantissimo. Sì, dai, questi ci piacciono. Madonna. Va bene, ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao. Cosa c'è qua? Niente. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi, allora mi sono dimenticata perché c'ho la testa che non funziona più tanto. Niente, mi sono dimenticata di dirvi che ieri è passata di qua Valeria. Ciao Valeria.
e a ritirare delle creazioncine e guardate cosa mi ha portato. Ta-da-da-da! Ma non è meravigliosa? Luna! È bellissima, guardate come l'ha fatta bene! No, veramente brava Valeria, eh? Veramente, veramente brava. E niente, io dovrò fare solo lo stampo. Che bello! Uno, aspettate. Ok, rieccomi. Poi mi ha portato questa. Bella, ci piace, sì, ci piace. Poi la sagoma di Topolino Fantasia. Bellissima, guardate come l'ha fatta bene. Bravissima. Poi la D di Disney, più piccola di quella che avevo io, e lucida, che è la cosa fondamentale. Molto bella anche quella. Un luma piccolino, lucidissimo anche lui, è bellissimo. Guardate che bello. Ci farò sicuramente gli stampi. E per ultimo, un gatto sulla luna. Bellissimo anche lui. Bello, molto, molto bello. Bello, bello, bello. Niente, ragazzi, volevo mostrarveli e volevo salutare a Valeria. Grazie, Valeria, ancora di avermeli portati. Non vedo l'ora di farci gli stampi. Ciao, alla prossima!